Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi inauguriamo la sezione estiva. Ho infatti pensato di dedicare il mese di maggio al beachwear, tutto quello che può riguardare abbigliamento ed accessori prettamente estivi da spiaggia, da piscina. Questo perché ho pensato di prendere proprio per tempo la situazione in modo da consentire a tutti di visionare per bene i tutorial che ho strutturato, imparare i passaggi, procurarsi i materiali ed eseguire appunto il lavoro in modo tale da trovarsi già a metà giugno con i capi preferiti già realizzati. Spero di aver fatto una cosa gradita. Il primo video della sezione estiva sarà dedicato al copricostume che avete già intravisto nelle slide di inizio video. Ho trovato infatti online questo motivo molto interessante ed ho pensato di riadattarlo ad una lavorazione a pannello e di utilizzare un uncinetto molto più grande del filato scelto proprio per poter andare ad ammorbidire e a rendere impalpabile la lavorazione, non andare ad appesantire tanto un capo che comunque andrebbe indossato in spiaggia. Ciò non ci vieta comunque, con una bella sottanina sotto o anche una canotta e un paio di jeans, di indossare questo capo tranquillamente anche non al mare, quindi anche in città ed anche tutti i giorni. Ho scelto una nuance abbastanza tenue. Nel mio caso ho acquistato dei gomitoli di Iggy Lux, che è un cotone, con dei piccoli inserti in lurex. Sono quasi impercettibili alla vista, ma nell'insieme del pannello poi creano un bellissimo effetto che non è comunque troppo pesante, anzi è decisamente molto delicato. Ho scelto la tonalità del rosa. Oltre questo ho pensato di utilizzare, come precedentemente detto, l'uncinetto numero 6. Questo tipo di cotone è consigliato per un uncinetto, ve lo leggo in diretta, 2,5-3. Io ho deciso di strutturare questo progetto con l'uncinetto numero 6. Serviranno poi dei marker, un ago da lana per andare sempre come al solito a nascondere la lavorazione e delle forbici. Prima di passare al vero e proprio tutorial, io vi invito come al solito ad iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei contenuti ed anche a lasciarmi un like al video. Vi invito come al solito inoltre a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab, vi lascio in ogni caso il link in descrizione. Passiamo ora al tutorial. Il progetto di oggi si strutturerà su due pannelli. Ho creato infatti un disegno per cercare di farvi capire un pochino meglio come mi vado a comportare. Ci sono anche delle piccole istruzioni per adattare questo progetto alle principali taglie, quindi S, M, L. Dunque, i due pannelli saranno identici e saranno rettangolari. Verranno uniti qui dove sono i trattini, quindi abbiamo il fianco appunto chiuso, due spacchettini laterali alle estremità inferiori, qui abbiamo lo spazio per le braccia, quindi la non manica perché sarà smanicato, e qui abbiamo due cuciture e un'apertura centrale per appunto la testa. Dunque, il pannello che noi andremo a strutturare sarà di una larghezza pari alla metà della vostra circonferenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che dobbiamo andare a misurare la nostra circonferenza più ampia, quindi se abbiamo una circonferenza più ampia nel seno rispetto magari ai fianchi, andiamo a prendere quella misura. Se al contrario abbiamo più fianchi che seno, farà fede la misura del fianco. Ipotizziamo che una circonferenza possa essere di 90 centimetri, la dividiamo
per 2, quindi metà della circonferenza, e abbiamo 45 centimetri. 45 centimetri sarà la misura della larghezza del nostro pannello, anzi dei nostri pannelli, perché ne realizzeremo due. Avremo quindi la larghezza che corrisponde alla metà della nostra circonferenza più ampia e svilupperemo poi in altezza il nostro pannello. Le misure dell'altezza sono comunque indicative, perché magari qualcuna di voi vorrà un copricostume un pochino più lungo piuttosto che più corto. Indicativamente io ho studiato che la lunghezza complessiva di un pannello taglia S possa essere di 70 cm, di una taglia M di 80 cm e di una taglia L di 95 cm. Naturalmente, come ripeto, potete andare a stravolgere un pochino queste misure qualora appunto, magari anche per una taglia S, voleste un copricostume un pochino più lungo, quasi un abitino, e quindi potremo andare naturalmente a allungare semplicemente il nostro pannello. Di base io però ho strutturato queste misure. Oggi io realizzerò una taglia M, quindi andrò a realizzare un pannello alto 80 cm. La larghezza nel mio caso sarà di 45 cm perché la circonferenza complessiva della destinataria di questo copricostume è di 90. Diviso 2 appunto abbiamo 45. Di conseguenza andrò a strutturare due pannelli 45x80. Il motivo di lavorazione di questo pannello si sviluppa su quattro righe che andremo a vedere insieme. Come anticipato, il multiplo di questo motivo è di 6+4. Nel mio caso, per raggiungere una lunghezza di 45 cm, che è la metà della circonferenza più ampia che mi occorre, ho bisogno, con questo uncinetto e questo tipo di filato, rapportati naturalmente alla mia mano, di 60 catenelle più 4. Realizzati appunto le 60 catenelle, ne aggiungo 4. Naturalmente voi andrete ad aggiungere 4 catenelle al multiplo di 6 che vi occorrerà a raggiungere la vostra metà della circonferenza. Dal momento in cui realizzo le mie 4 catenelle aggiuntive, prendo il filo sull'uncinetto e rientro nella quinta a partire dall'uncinetto. 1, 2, 3, 4 e 5. Entro con una maglia alta. E proseguo per tutta la riga di ritorno realizzando una maglia alta in ogni catenella che mi trovo lungo la via. Arrivati alla fine della nostra riga di ritorno a maglia alta, facciamo una catenella, voltiamo il lavoro e subito sotto di noi realizziamo una maglia bassa che andiamo istantaneamente a marcare. Ci servirà più tardi per non perdere tantissimo tempo. Intanto vi consiglio di lavorare molto morbidi perché appunto andiamo a realizzare un capo di abbigliamento che deve restare molto scivolato e traforato. Quindi lavoriamo morbidi, non tiriamo troppo i punti. Realizzata la maglia alta, andiamo ad effettuare 2 catenelle, filo sull'uncinetto e saltiamo i due punti successivi. 1 e 2, ci inseriamo nel terzo e realizziamo una maglia alta, 2 catenelle e nello stesso punto rientriamo con un'altra maglia alta. Questo è il punto V. Realizziamo un punto V, 2 catenelle, saltiamo altri due punti, ci inseriamo nel terzo con una maglia bassa, esattamente come abbiamo iniziato la riga. Dalla maglia bassa, 2 catenelle, filo sull'uncinetto,
saltiamo due punti successivi, ci inseriamo nel terzo eseguendo un altro punto V. Quindi una maglia alta, due catenelle e nello stesso punto una maglia alta. La sequenza che dobbiamo realizzare per tutta questa prima riga è esattamente questa. Ne facciamo un'altra insieme, due catenelle, saltiamo due punti successivi, ci inseriamo nel terzo con una maglia bassa, quindi la sequenza inizia appunto con una maglia bassa, due catenelle, filo sull'uncinetto, saltiamo i due punti successivi, ci inseriamo nel terzo eseguendo un punto V, costituito da una maglia alta, due catenelle ed una maglia alta, due catenelle e ricominciamo. Questa è la sequenza da eseguire per tutta la prima riga. Arrivati alla fine della riga abbiamo due catenelle e andiamo a chiuderci con una maglia bassa nello spazio delle tre catenelle iniziali della naturalmente riga sottostante. Quindi entriamo nello spazio e realizziamo una maglia bassa in questo modo. Ora andiamo avanti con la terza riga del motivo, perché la prima è la riga di maglie alte, la seconda è questa di punti V, la terza andiamo subito a vedere come si struttura. Realizziamo 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4, voltiamo il nostro lavoro e andiamo ad intervenire su tutti i punti V della riga sottostante, che riconosciamo appunto proprio per la forma di V. Vedete? Questo è il punto V. Questo è un altro punto V. Questo è un altro punto V. Sono molto riconoscibili. Come ci comportiamo nei nostri punti V? Andremo ad eseguire una sequenza di tre punti puff a tre gettate intervallati uno dall'altro da due catenelle. Detta così sembra complicata. Andiamo a vedere insieme come realizzare questa terza riga. Filo sull'uncinetto, ci andiamo ad inserire all'interno dello spazio del nostro punto V. In questo modo. Ora andiamo a ripescare il filo e a portarcelo in avanti. E questa è la prima gettata del nostro punto puff. Ripeschiamo il filo, rientriamo nel foro, lo riprendiamo dal lato opposto e lo riportiamo di sopra, trovandoci 5 asoline nel nostro uncinetto. Ripetiamo una terza volta questa operazione, quindi prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nel foro del punto V, lo ripeschiamo di nuovo e lo tiriamo fuori. Abbiamo ora 7 asoline sul nostro uncinetto. Adesso andiamo a chiudere il nostro punto puff e lo andiamo a chiudere in due riprese. Quindi filo sull'uncinetto e andiamo a chiuderci fino a lasciarci una asolina sull'uncinetto. Tiriamo e ce ne troviamo due. Ora andiamo a richiudere il punto. Ecco il nostro primo piccolo punto puff. Facciamo ora 2 catenelle, filo sull'uncinetto e ripetiamo la stessa operazione nello stesso spazio. Rientriamo nello stesso spazio e ripeschiamo il filo e lo tiriamo in su. Prima gettata, ripeschiamo il filo, rientriamo nello spazio e lo riportiamo. Seconda gettata. Riprendiamo il filo sull'uncinetto e rientriamo una terza volta nello spazio, torniamo indietro, quindi ci riportiamo il filo indietro e adesso con le nostre 7 asoline andiamo a chiudere le prime 6 prendendo il filo sull'uncinetto una volta, riprendiamo il filo e chiudiamo. Secondo punto puff, 2 catenelle a separare. E per la terza ed ultima volta rientriamo, filo sull'uncinetto, rientriamo nel foro, peschiamo il filo, prima gettata, filo uncinetto
Entriamo nel foro, ripeschiamo il filo, seconda gettata, restate sempre morbidi. Filo sull'uncinetto, entro nel foro del punto V e ripesco il filo. In questo modo, pesco il filo, vado a chiudere in due tempi il mio terzo ed ultimo punto puff. Da qui realizzo due catenelle che mi fungono da separazione, perché ora andrò a intervenire nella stessa identica maniera nel secondo punto V. Faremo questa sequenza in tutti i punti V della riga. Siamo arrivati alla fine della nostra terza riga e qui entra in gioco il marker, perché quando andiamo a chiudere la terza riga di tutte le sequenze che poi noi andremo a fare, dovremo andarci a puntare con l'uncinetto sulla maglia bassa eseguita nella riga sottostante, quindi la prima maglia bassa che noi siamo andati a fare nella riga numero 2. Mettendo un marker non appena la realizziamo, ci troveremo il lavoro sostanzialmente già fatto, perché sappiamo già che dobbiamo andare qui, non dobbiamo andare a cercare dove abbiamo fatto il punto, ma ce lo abbiamo bello e pronto. Dobbiamo realizzare quindi, dopo l'ultimo punto puff e le ultime due catenelle, una maglia altissima nella maglia bassa del giro sottostante. Quindi due fili sull'uncinetto, due volte filo sull'uncinetto, andiamo ad entrare nella maglia bassa, peschiamo il filo e chiudiamo a 2 a 2. 2, 2 e 2. A questo punto possiamo anche togliere il marker che ci servirà nel motivo successivo, quindi alla fine all'inizio della seconda riga del prossimo blocco andremo a rimarcarci la nostra maglia bassa. Una volta realizzata la maglia altissima che conclude la riga numero 3, andiamo a realizzare la riga numero 4. Iniziamo con 4 catenelle e voltiamo il lavoro. La riga numero 4 è piuttosto semplice. Si tratta di andare a realizzare una maglia alta e una catenella nello spazio tra i punti puff, qui, qui, e nello spazio tra i due blocchi di punti puff. Quindi una bella maglia alta con catenella anche in questo spazio. Andiamo a farne qualcuno insieme. Filo sull'uncinetto, andiamo subito a puntarci tra un punto puff e l'altro, quindi entriamo nel nostro spazio che si è creato dalle due catenelle. Entriamo ed eseguiamo la nostra prima maglia alta e una catenella. Filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio successivo, una maglia alta e una catenella. Ora ci troviamo nello spazio tra i due motivi ed anche qui andiamo a realizzare, filo sull'uncinetto, una maglia alta all'interno dello spazio e una catenella. Molto semplice, filo sull'uncinetto, andiamo a intervenire nello spazio che si crea tra il primo punto puff e il secondo della sezione successiva e andiamo con una maglia alta e una catenella. Filo sull'uncinetto, spazio successivo, una maglia alta e una catenella. Fino alla fine della riga. Chiudo la mia riga con una maglia alta nello spazio catenelle della riga sottostante. Filo sull'uncinetto, inserisco nello spazio e vado ad eseguire la mia maglia alta. Ho concluso in questo modo la quarta riga. Ora dovremo ricominciare, quindi dovremo andare a fare una riga di sole maglie alte. In questo caso vi faccio vedere come ci comportiamo, perché ora non abbiamo più le catenelle iniziali, ma abbiamo degli spazi da riempire. Quindi vi faccio vedere come si procederà da adesso in poi, come si strutturerà la prima riga di ogni inizio motivo. Intanto 3 catenelle, 1, 2 e 3, e voltiamo il lavoro. Ora andiamo ad eseguire appunto
delle maglie alte, delle sole maglie alte, senza catenelle di separazione, senza niente, però andiamo ad eseguirle sia negli spazi tra una maglia e l'altra, sia sopra le nostre maglie alte. Vi faccio vedere qualche maglia. Intanto iniziamo subito, abbiamo davanti a noi uno spazio, filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio e realizziamo la prima maglia alta. Ora ci troviamo davanti la maglia alta sottostante, filo sull'uncinetto, entriamo nel punto e andiamo a eseguire la nostra seconda maglia alta. Abbiamo adesso davanti lo spazio tra una maglia alta e l'altra sottostante, filo sull'uncinetto, entriamo nello spazio, eseguiamo una maglia alta. Ci troviamo davanti adesso la maglia alta e sopra la maglia alta, eccoci, andiamo ad eseguire la nostra maglia alta. Spazio, entriamo nello spazio, filo sull'uncinetto, maglia alta, filo sull'uncinetto, davanti a noi ora c'è la maglia alta sottostante, entriamo nel punto ed eseguiamo una maglia alta, così per tutta la riga. Per concludere questa riga andrò a chiudermi nello spazio delle catenelle, creato dalle catenelle sottostanti, con due maglie alte. Faccio la prima e nello stesso spazio la seconda. Il nostro pannello si svilupperà infatti con la ripetizione di queste quattro righe. Ora io vi ho fatto già rivedere l'inizio, perché la prima riga, la seconda, la terza e la quarta. Questa è già la prima. Come andiamo ad effettuare la seconda? Vi faccio vedere semplicemente l'aggancio della seconda, in modo da farvi capire dove andarvi a marcare subito la maglia bassa. In questo momento noi ci troviamo ad affrontare la seconda riga del nostro motivo. La seconda riga del nostro motivo inizia con una catenella, voltiamo il lavoro ed immediatamente nel punto successivo andiamo ad eseguire una maglia bassa nel primo punto utile, ed è questa che ci marchiamo istantaneamente. Quindi seconda riga, prima maglia bassa, ecco il punto che ci andiamo a marcare. Io ora vi faccio andare avanti da voi, vi basterà mettere indietro il video per ricordarvi poi tutte le righe. Terminata la realizzazione del mio pannello, vi faccio vedere come si presenta il motivo. Molto interessante, molto traforato, resta morbido e leggerissimo, perfetto assolutamente per l'estate. La lunghezza del mio pannello, come ricordo, è di 80 cm perché ho deciso di realizzare una taglia M. Naturalmente nessuno ci vieta di accorciare o allungare il nostro pannello a seconda del nostro gusto, delle nostre esigenze. Proseguiamo. Intanto vi faccio vedere che ho iniziato, per amore di simmetria, iniziato e terminato il mio pannello con la riga di punti bassi, quindi ho terminato il mio motivo ed ho ricominciato con la prima riga per poi concludere il lavoro. Sono andata a marcare poi i punti che corrispondono alle X blu realizzate sul foglio che vi ho fatto vedere prima, quindi dove andrà lo spazio per le braccia, gli spacchetti posti in fondo, in modo da ricordare dove andare a fare le cuciture. I pannelli da realizzare naturalmente saranno due ed identici, e poi andremo a sovrapporli dritto contro dritto per andare a fare le nostre cuciture. Ma prima vi spiego come orientarci sui marker, come andare a stabilire più o meno le misure per posizionare i nostri marker. Anche qui ho ipotizzato, perché ci sono tantissime tabelle online di misure pressoché standard, quindi mi sono anche andata un po' a regolare in questo senso per stabilire genericamente quali possono essere i centimetri giusti, ad esempio per lo scalfo. Ovviamente se avete la possibilità e volete essere ancora più tranquilli e precisi, basterà misurare. Dunque, io ho stabilito che
in base appunto ai miei calcoli, la lunghezza, vedete, abbasso un pochino, ecco fatto, la lunghezza dalla spalla all'ascella, quindi al sottobraccio, per una taglia S debba essere di circa 22 cm, per una taglia M di circa 24 cm, per una taglia L di circa 26 cm. Questa, essendo una taglia M, avrà uno scalfo manica di 24 cm naturalmente per parte. La parte della spallina invece varia un pochino. Ho stabilito che per lasciare uno spazio sufficiente per inserire la testa e avere un collo comodo, si debba cucire dall'esterno verso l'interno per circa 5 cm per una taglia S, 7 cm per una taglia M e 10 cm per una taglia L. Ho quindi inserito i marker, nel mio caso a 7 cm, quindi io già mi sono ricavata tutti i punti utili. Qui andrà fatta la chiusura con l'altro pannello, quindi la cucitura con l'altro pannello, spazio libero per scalfo manica. Da questi due marker andremo a cucire due pannelli fino ad interromperci agli ultimi, lasciando i nostri due spacchetti. Ora dovremo fare un bel giro perimetrale del nostro pannello, dei nostri pannelli, un bel giro perimetrale per agevolarci poi il lavoro di cucitura e per rifinire. Quindi andiamo a prendere il nostro uncinetto, ci inseriamo in un punto qualsiasi all'interno di uno spazio. Prendiamo il filo, lo facciamo passare e ci agganciamo con una catenella. Rientriamo nello stesso spazio e eseguiamo un punto basso. Se vogliamo stare tranquilli, ce lo marchiamo per essere sicuri di non andare ad accavallare troppi punti uno all'altro, altrimenti andiamo avanti. Lavorerò esclusivamente negli spazi che mi trovo lungo la via, con dei punti bassi. Ho realizzato il primo, rientro nello stesso spazio e realizzo il secondo. Quando vedo che il foro che ho davanti è molto ampio, arrivo anche a realizzarne 3 di punti bassi. Entro nel foro successivo e faccio altri 2 punti bassi. Foro successivo, altri 2 punti bassi. Spazio successivo. In questo caso vediamo che c'è un ampio spazio, possiamo realizzare 3 punti bassi. Sarà molto semplice andarsi ad orientare strada facendo, proprio perché, pur essendo gli spazi di lavorazione diversi tra loro, quando troviamo di fronte a noi uno spazio piuttosto ampio, procederemo con la realizzazione di 3 punti bassi. Quando troviamo invece uno spazio un pochino più ristretto, realizzeremo 2 punti bassi. Arrivati all'angolo, andiamo a realizzare un punto basso, una catenella ed un punto basso nello stesso punto. Qui ci troviamo nella parte inferiore e proseguiamo il lavoro, un punto basso, in questo caso punto su punto, perché abbiamo le nostre catenelle, fino all'angolo successivo, un punto basso, una catenella, un punto basso, e nel lato lungo opposto procederemo allo stesso modo che abbiamo attuato da quest'altra parte. Quindi 3 punti bassi dove vediamo degli spazi molto ampi e 2 punti bassi dove vediamo degli spazi un pochino più ristretti. Bordiamo entrambi i pannelli. Faccio una piccola precisazione: quando ci troviamo a bordare il punto dove ci sono tutte maglie alte, entreremo semplicemente nello spazio tra la prima e la seconda maglia alta a realizzare i nostri punti bassi.
Ok, siamo arrivati a questo punto. Abbiamo entrambi i nostri pannelli bordati a punto basso. Adesso li facciamo combaciare. Mettiamo dritto contro dritto e inizio a cucire la spallina. Prendiamo anche le forbici perché le cuciture saranno poi intervallate naturalmente. Ora cuciremo questo pezzettino, poi andremo a tagliare il filo e lo riattaccheremo sotto lo scalfo. Inserisco dove ho il marker, nel punto dove ho il marker, vedete? Prendo entrambi i lembi, incorporo il filo, lo faccio passare, mi ancoro con la solita catenella. La cucitura che andremo a realizzare sarà a punto bassissimo. Con una piccola variante vi faccio vedere. Inserisco l'uncinetto nel primo punto e lo inserisco anche nel primo punto del pannello sottostante. Prendo tutto il punto, prendo il filo, lo porto fuori, eseguo una maglia bassissima e una catenella. Punto successivo, prendo entrambe le asole di tutti e due i pannelli. Prendo il filo, porto fuori, punto bassissimo, catenella. Procediamo in questo modo per tutti i punti che ci troviamo davanti. L'ultimo punto, catenella, e andiamo a tagliare il filo. La prima cucitura è stata eseguita. Noi procediamo allo stesso modo per tutte le cuciture che ci occorrerà fare. Quindi la prima l'abbiamo eseguita, adesso andiamo ad eseguire il lato lungo. Facciamo sempre combaciare i marker, vedete? E il lato lungo da marker a marker, ecco fatto. Andiamo ad eseguire la stessa identica cucitura, dopodiché ripetiamo la stessa operazione dal lato opposto. Cuciti i due pannelli, sono andata a nascondere i fili, eliminare i marcapunti e a rivoltare il lavoro. Abbiamo infatti lavorato le nostre cuciture sugli interni, sulla parte del rovescio. L'indosso invece naturalmente avviene sul dritto. Vi faccio vedere come si presenta. Nel complesso il nostro copricostume, qui abbiamo i due spacchetti laterali, tutta la cucitura del fianco da entrambi i lati che ora vedremo un pochino nel dettaglio e abbiamo gli scalfi manica, belli rifiniti dal nostro giro di punto basso. Questi sono gli scalfi delle maniche, il nostro collo e le spalle ben cucite. Guardate come si presenta la cucitura sul dritto. Facendo un punto bassissimo e una catenella otteniamo una sorta di mini trama. Guardate che carina che è molto rifinita a mio gusto. Vi faccio vedere meglio anche il fianco. Ecco qua. Questa è la cucitura sul fianco. Ve la indico anche per farvela vedere ancora meglio. Io la trovo molto rifinita, la trovo raffinata tra l'altro e super comoda perché facendo una catenella ogni punto bassissimo andiamo ad ancorare maggiormente il nostro lavoro. Mi raccomando, nascondete naturalmente tutti i fili e questo è il copricostume che ho pensato di realizzare per i miei progetti estivi, per questo maggio un po' estivo. Spero che questo video vi sia piaciuto, che questo progetto vi sia piaciuto. Fatemi sapere se pensate di replicarlo. Vi invito, come al solito, a iscrivervi al canale qualora non lo aveste ancora fatto, ad attivare la campanella per non perdere nessuno dei miei contenuti ed anche a lasciarmi un like al video. Vi invito inoltre, come al solito, a seguirmi su Instagram, mi trovate come Sayubi Handmade Lab. Vi auguro una fantastica settimana e ci vediamo al prossimo tutorial.